facile per i giovani scegliere di fare un'esperienza estiva di volontariato sui terreni confiscati alle mafie. A Correggio lo hanno fatto. Un gruppo di 20 studenti dell'Istituto Tecnico Einaudi ha prestato servizio in Calabria al campo di volontariato San Leonardo di Cutro, in provincia di Crotone. Un campo organizzato dall'Associazione Libera nell'ambito di un progetto che si è avvalso del contributo del comune di Correggio. I ragazzi hanno soggiornato dal 1 al 9 agosto. Con loro gli insegnanti Marcello Rossi, Angela Pirondi, Samantha Bosatra e Paolo Bartoli. Il gruppo ha prestato servizio ad Isola Capo Rizzuto per aiutare e sostenere la cooperativa sociale Terre Ioniche, che gestisce 100 ettari di terreni e diverse strutture confiscate al clan Arena. Un'esperienza unica di lavoro nei campi, ma anche di formazione e di incontro con il territorio, che i ragazzi ci hanno descritto così. Questa esperienza penso sia stata un'esperienza che mi abbia segnato veramente tanto. Sono cresciuta molto a livello emotivo e caratteriale, perché a volte ci si lamenta di cose molto superficiali e purtroppo non riusciamo a capire veramente i problemi che ci circondano. L'esperienza in questo campo mi ha fatto capire davvero la vera realtà, che semmai qua da noi in tanti parlano, ma c'è anche tanta indifferenza, e giù capisci davvero cos'è la vera realtà. Pensavo che la mafia avesse tutto questo potere al sud. Subito non ero per niente carico di questa esperienza. Una volta arrivato là invece, fra lavoro al mattino, comunque qualche risata c'è, si fa. Lavoro al mattino, al pomeriggio andavamo al mare, a pranzo, ci divertivamo cucinando e tutto. Consiglierei questa esperienza a qualsiasi ragazzo della mia età. L'esperienza che ho vissuto comunque è stata un'esperienza che mi ha segnato dentro, perché comunque tu una cosa non puoi saperla nel momento in cui non la vivi. Devi andare in determinati posti per comunque vedere se c'è o meno qualcosa. Ho vissuto questa esperienza in modo diverso, perché comunque già il territorio lo conoscevo, perché la mia famiglia è originaria della Calabria, appunto, in un paese lì vicino, a dove abbiamo alloggiato e lavorato, e comunque l'ho sempre vista dal punto di vista di svago, perché comunque andavo lì per vacanza e non sono mai andato lì a lavorare, e ho visto che comunque lavorando lì scopri una realtà totalmente diversa, perché magari dal punto di vista di un giovane vedi sì il divertimento, il mare è bello, alcuni posti sono veramente fantastici, però quando invece realizzi come una persona debba lavorare in determinate condizioni in quei posti, è una cosa abbastanza, è una realtà totalmente diversa. Io ho partecipato all'esperienza di Libera, ero la più giovane e infatti all'inizio mi trovavo un po' a disagio, mentre gli altri si trovavano già bene, inseriti, io facevo fatica, ma poi capendo che il nostro lavoro poteva dare un contributo, poteva servire, ho iniziato a vederla in un modo diverso ed infatti mi sono trovata meglio e sono andata più volentieri a lavorare. Dopo pian piano mi piaceva sempre di più, e se ci chiederanno di fare un'esperienza del genere, di ripeterla, io penso di rifarla. Mi ha cambiato in modo positivo, perché oltre a sentire quello che dice la gente sull'organizzazione criminale, io penso di più a vedere oltre, quindi non solo sentire quello che mi dice la gente, ma anche informarmi, perché è tutta un'altra cosa vissuta e raccontata da chi ha vissuto una cosa del genere. È
E adesso infatti mi informo molto di più sulle cose che avvengono al sud, sia al nord, che comunque la mafia non è solo al sud, ma anche qui appunto. Con i progetti che abbiamo fatto e con le persone, soprattutto le testimonianze che abbiamo ricevuto grazie a questo progetto, mi sono documentato un po' di più e in futuro, se ne avrò l'occasione, riuscirò a dare un contributo mio personale. Questa esperienza, lavorando giù nei campi in Calabria, principalmente di me, ha cambiato il modo di vedere quel mondo lì, perché comunque vedendolo per televisione o sentendone parlare solo per telegiornali o leggendo sui giornali, comunque non riesce a capire a fondo quello che comunque rispecchia realmente. Provandolo sulla propria pelle, vivendolo insieme agli altri, ai miei compagni, è stata una cosa completamente diversa. Essere dentro al loro mondo, al mondo dei mafiosi, capisci molte cose. Da soli si può fare poco, mentre insieme si possono costruire case. I ragazzi hanno dimostrato in questa settimana di essere veramente grandi. L'obiettivo era proprio quello di permettere loro di fare un'esperienza con la quale vedere, toccare con mano, fare esperienze e ampliare i propri orizzonti in modo da poter riflettere su elementi diversi, elementi nuovi, elementi che generalmente non fanno parte appunto del loro bagaglio quotidiano, delle loro esperienze, del loro orizzonte quotidiano. E loro hanno saputo veramente cogliere tutto questo. Giovani naturalmente, per loro caratteristica di crescita, sentono molto il salto tra la legalità e l'illegalità e di conseguenza noi come istituzione, se vogliamo essere un'istituzione con la I maiuscola, dobbiamo fare diga rispetto a qualsiasi mafia e a qualsiasi problematica che possono risultare nella nostra società. Io sono il referente del progetto Legalità, che si compone di varie iniziative. Estate Liberi fa parte di questo progetto, un progetto che già da anni noi come scuola realizziamo per educare i ragazzi alla legalità e al senso di cittadinanza. È un'esperienza che credo sia molto formativa, che il nostro istituto tende a promuovere, perché abbiamo avuto dei riscontri molto positivi da parte dei ragazzi. E credo che questo abbia un valore non solo per quanto riguarda la legalità in sé, ma anche come senso civico e senso umano, educativo. Credo che anche chi non sente il tema della legalità come un tema proprio, poi sensibilizzato, riesca a fare delle bellissime riflessioni su se stesso. Ed è quello che è capitato così anche quest'anno, un'esperienza impegnativa per dei ragazzi che forse il tema della legalità lo conoscevano solo di nome, ma che poi l'hanno proprio concretizzato nell'esperienza fatta. È stata veramente anche un'esperienza pesante, a dire il vero, perché anche gli incontri, sentire persone che convivono con questa cosa tutti i giorni e portano, penso, rancore nei loro cuori dopo aver vissuto determinate esperienze, sono anche persone davvero forti a cercare di andare avanti nonostante quello che gli è successo all'interno delle proprie famiglie. Sentendo queste cose io non posso che rimanere impressionato e mi è rimasto molto impresso l'incontro con un fratello di una vittima innocente di mafia, che possiamo dire che lui non c'entrasse niente in questo contesto, ma ha avuto sofferenze
che l'hanno portato, diciamo, alla morte. In un video che ci ha fatto vedere il capo di questa associazione Libera, il nome è Umberto, e abbiamo ci ha fatto capire come si può combattere la mafia, con una frase che diceva: la mafia si combatte a Roma, perché solamente tramite le leggi possiamo combattere la mafia. La prima volta che sono andato a lavorare nel campo mi sono accorto della vastità di questo territorio confiscato, perché magari uno pensa che hanno confiscato solo la casa in sé, il bene, invece comprendeva anche tutto il campo intorno, cioè era un vastissimo. Esperienza mi porterò sicuramente c'è questo aiuto che abbiamo dato, e che comunque è facile parlare, ma quando ci sei dentro e comunque dai una mano è tutta un'altra cosa. Ho imparato intanto a collaborare di più con le altre persone e a, diciamo, ad apprezzare le piccole cose, perché comunque, essendo stato un lavoro pesante così, quei pochi momenti di pace te li passavi veramente bene, e con persone, comunque con delle belle persone. Sono consapevole che le mafie ci sono anche qui al nord e cerco comunque di comunicare a tutti il messaggio che abbiamo ricevuto, e cerco di far capire agli altri in che mondo viviamo. Sono esperienze che ti segnano, perché abbiamo fatto cose diverse che non si fanno nella vita di tutti i giorni. Abbiamo capito che certe cose non sono solo in Calabria o nel meridione, ma soprattutto nelle nostre zone. Certo, non nello stesso modo, nelle stesse modalità, però è presente. Molte persone non hanno la consapevolezza di quello che avviene sia qua sia al sud, infatti queste esperienze ti aiutano a capire proprio quello che sta succedendo. Pensavo di vivere in un posto dove fosse quasi libero dalla mafia, invece ho scoperto l'esatto contrario. E vediamo quello che ci fanno vedere, se non ci vogliono far vedere che ci sono dei problemi, non li vediamo.